È un problema che coinvolge tutta l'Italia, non sicuramente soltanto Torino. Per quanto mi riguarda, io mi occupo di reati che coinvolgono donne straniere, pertanto questo è un problema mondiale, non soltanto a livello locale. Le donne vittime di violenze fanno parte di tutte le nazionalità e di tutto il mondo. In questo momento noi ci stiamo occupando come Procura della Repubblica di osservare il fenomeno della tratta di esseri umani che provengono dalla Nigeria principalmente. Sono donne che veramente subiscono una violenza praticamente da quando nascono, da quando vengono appunto mutilate negli organi genitali e poi quando vengono reclutate dal loro paese nativo e cominciano la loro traversia lungo tutto quello che è il loro il percorso dalla Nigeria, attraversando i deserti libici, arrivando in Libia per poi arrivare in Italia, subiscono moltissime violenze sessuali, fisiche di ogni tipo. Perciò questo è un problema da attenzionare a livello italiano ma mondiale. Ma per quanto riguarda noi è un fenomeno in aumento la tratta? La tratta è decisamente un fenomeno in aumento. La globalizzazione ha portato effetti positivi ma tanti effetti negativi. Abbiamo importato attività criminali molto molto ormai radicate sul nostro territorio che bisogna per forza combattere efficacemente perché non hanno nulla da invidiare con le nostre organizzazioni criminali autoctone.